tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Exit, che ho visto che ragazzi non l'ho fatta uscire per 2 giorni e mi avete distrutto i coglioni. Ragazzi non la interrompo, state tranquilli, io vi garantisco un video al giorno e non so nemmeno se veramente ve lo garantisco perché ci provo ma nulla di che. E effettivamente ragazzi non vi garantisco una volta al giorno la Exit perché è una serie bella, mi piace farla, però insomma non sempre diciamo so cosa fare. Vabbè, in questo episodio qui appunto c'è già una cosa programmata perché abbiamo 44 livelli e comunque mi avete detto che dove stanno qua queste bag, diciamo, questi sacchettini. Avete detto che li posso svuotare lasciando un oggetto e poi unirli. Io sinceramente sapevo che si potessero unire perché appunto l'avevo detto anche negli scorsi episodi, ma non pensavo funzionasse anche levando. Io pensavo che su come si levassi, cioè su come levavo non soltanto un oggetto, praticamente succedeva il bordello proprio. E quindi, boh, pensavo non si potessero più unire, che cambiava tipo l'IP. Come potete vedere qua c'è l'IP e tipo cambierà qualcosa, non lo so. Ma comunque si vedrà ragazzi, vediamo cosa c'è. Le zattine, no, qua mi interessa tanto questo. E quindi per ora le cose che diciamo non ci interessano le rimettiamo qua dentro. Allora, abbiamo trovato degli occhialini, tanto non saprei veramente dove mettere le cose, quindi le ceste piene, che bello. Ne faccio un'altra, ragazzi, faccio un'altra cesta velocissimamente. Ah, già, è vero, qua devo metterla a modo, perché effettivamente la legna la metto direttamente qui, ragazzi, perché mi potrebbe servire in futuro, in effetti. A parte la posso anche lasciare qua, sti cazzi. Voglio vedere, quali sono questi occhialini qui che abbiamo trovato, perché non ne ho la minima idea proprio. Intanto ne butto uno qua, proviamo a indossarlo al posto del... Ma sono tamarrissimo. Ah raga, guardate quanto sono tamarro, ma cos'è? Cioè tipo in stile proprio metano su GTA, tutto colorato, madò. No, comunque tipo... Vediamo, non fanno nulla con Shift. No raga, non servono a nulla, tipo una cosa veramente inutile. E quindi la ributterò qua dentro sti cazzi. Intanto questo qui si prende, questo si ributta qua dentro a caso. E perfetto, allora dovevamo praticamente inciantarci un po' tutto. Ok, ce l'ho. Ah già, è vero. Ragazzi, praticamente, tanto qua cosa c'è? Mi avete detto di sostituire piano piano questa armatura che abbiamo ora con un'armatura un po' meglio. E mi avete detto proprio che alcuni incantamenti che ho io addosso li posso sostituire con quella tavola che sta sopra. Quindi, tipo, cos'è che ha Fire Resistance? I piedini hanno Jump Boost e Fire Resistance. Quindi, io Protection, Blast Protection. Ragazzi, io non penso ci sia tipo Fire Resistance. Sì, ok, c'è. Ma tipo Jump Boost no, e ci serve comunque. E tipo qua cosa c'ha? Questo qui c'ha saturazione. Comunque, noi ragazzi guardiamo un attimo se effettivamente cosa posso inciantare sugli oggetti vari. Lo faccio soltanto come piccolo test, diciamo. Infatti prenderò tipo delle cose così a caso da mettere dentro e appunto guardare se esistono o no. Perché come incantamenti esistono, ok? Però voglio vedere se effettivamente li posso mettere. Allora, ah no, è vero, devo metterlo qua. Vediamo allora se esiste. Respiration Breaking, no, non c'è. Ok, questo qua non c'è, ragazzi. Qua ci vorrei mettere Jump Boost, ma non penso appunto ci sia. Ok, perfetto, infatti non c'è. E qua c'ho Speed, se non sbaglio. E anche Speed penso non ci sia. Infatti, ragazzi, questa armatura qui è buona perché sono, diciamo, cose abbastanza rare, cioè cose che non si possono fare. Comunque, qua mi avete consigliato di metterci Unbreaking, quindi penso che ce ne metterò soltanto uno. E mi avete detto che era meglio forse aspettate, Ah, mi avete detto allora che praticamente dovevo mettere resistance, perché se non avessi messo resistance, ma quello lì che spinne, non mi ricordo nemmeno dove cavolo sta, è Thorns forse, mi sembra, non lo so. Avete detto che si consuma prima l'armatura e quindi non conviene per niente. Quindi mettiamo un bel resistance 2, 23 livelli, la madonna, raga. Costosetta la cosa, eh. Allora, incantiamolo. Una bella armatura, cavolo, senza dubbio. Allora, qua sulla spada non so se posso metterci ancora qualcos'altro. Sharpness sta già al massimo. Vorrei metterci looting, mettiamolo al massimo, ragazzi, al 3. Perché, come vi ho già detto, appunto, vorrei andare a uccidere il Wither Skeleton. Sì, si chiama così, ok. E praticamente quello lì per ucciderlo, cioè con questa spada qui lo uccido senza problemi, è vero. Ma siccome praticamente looting, per chi non lo sapesse, ci abbiamo messo looting 3 che oltretutto è quello più alto, ci permette di avere una possibilità più alta dei drop, ok? E quindi è tutto più figo, nel senso che se io vado a uccidere una mucca, c'è una grossa probabilità che mi droppi più carne o subito la pelle o cose così. Diciamo i drop rari non sono più rari con looting, ma sono appunto più normali. Intanto
questo qui è figo, ce l'abbiamo tipo nel primo episodio, ma è fighissimo. Comunque, ragazzi, come al solito dovremmo andare nel Nether, abbiamo 10 livelli, speriamo di non buttarli tutti in eccesso e cerchiamo di fare qualcosa di decente. Allora, intanto io mi sono sentito arrivare una frecciata addosso, ma non ho capito da dove. Comunque avete detto che intanto mi tippo qua, no, questa è la chest, mi tippo nella fortezza, l'ho azzeccata. Perché sento... No, no, raga, cosa succede? Perché sempre così? A che altezza mi sono andato? Ok, non si comincia bene. E oltretutto si comincia con 44 livelli di nuovo. Perfetto, ragazzi. Proprio bug abusing, livelli estremi. Allora, stavolta mi tippo qui, vediamo cos'è questo. Ah, ok, qua mi tippo direttamente nella lava, quindi non rischio di morire. Comunque, ecco, ragazzi, è giusto il tempo di incantarmi le cose, che ho già tutti i livelli. Io sinceramente che penso che questa mod qui sia una mod, mi faccia tipo prendere i livelli che avevo prima della morte. Non so effettivamente, mi sembra una cosa un po' OP, ma magari tipo boh, funziona salvataggio o robe simili. Comunque, mi avete detto che qui non spawnano quelli che vogliamo noi, perché appunto mi avete detto che questa struttura qui è di una mod. Però io so che i Wither Skeleton appunto spawnano nei Nether Brick, e questi sono Nether Brick, ragazzi, quindi dovrebbe spawnare pure qui. Ma per evitare ogni dubbio, ragazzi, ho già avvistato in questo momento una struttura qui che, se non sbaglio, è quella vanilla, e poi un'altra qui che somiglia a quella vanilla, ma non saprei. Quindi nel dubbio ci tippiamo qua, ragazzi, ad un'altezza che potrebbe essere 40, accettabile. Ok, no, invece non è accettabile. Vabbè, raga, io proprio... sì, ma ok, qua c'è la lava, e ora cosa dovrei fare? Raga, ma perché le fanno così a culo le cose? Ma gli costava tanto fare un po' meno i lezzini? Io non lo so, non lo so, ragazzi. Come cavolo ci arrivo ora laggiù? No, che questo qui dovrebbe essere il proprio coso lezzissimo. Ah, raga, no, no, qua sotto non c'è nulla. Mi sa che è più in alto allora a questo punto. Ah, eccola, eccola qua. Però cavolo, non me la fa spaccare. E infatti è la secret stone questa qua. Ma che dite che... Ma magari questa qui è una struttura diversa da quest'altra. Ragazzi, facciamo che mi tippo qui. E vabbè, se ci morivo ero veramente tardissimo, Ma no, ma mi sono ritippato qua. Allora, ma quanto sono lezzo, ragazzi? Quanto sono lezzo? Allora, tippiamoci allora a questo punto qua. Facciamo T40. Penso possa andare bene. Non è vero, ovviamente, non è mai vero ciò che dico io. Quindi proviamo un attimo a scavare qua verso il basso, sperando di trovare la struttura desiderata. Ma a quanto pare, ragazzi, non la trovo. Non la trovo perché forse sono lezzo. E quindi, ragazzi, io provo a guardare verso l'alto. Insomma, appena la trovo vi faccio sapere, Ok, finalmente sono riuscito a uscire da quella merda lì. E comunque, in effetti, questa qui... Eh no, che è Nether Brick questo qua, infatti. E allora cos'era quella roba là, ragazzi, con la Secret Stone? Cioè, boh, i misteri. Comunque sì, questo qui, ragazzi, sembrerebbe veramente il dungeon, quello vanilla, vanilloso proprio. Quindi, ok, ora ci siamo. Ah sì, raga, è questo per forza, dai, lo riconosco. Cioè, perché sono un po' tardello, però questi qui almeno c'ho un minimo di esperienza. Un minimo, proprio, perché non serve essere pro su Minecraft, ma serve un minimo, giusto così. Comunque sì, è quello base, vediamo ora se spawna qualcosa da queste parti. Comunque, in effetti è abbastanza strano per il fatto che... Oh, oh, cos'è questa roba? Ma, oh! Perché non ci moriva? Comunque, ragazzi, è abbastanza strano perché finisce qui. Quindi forse è tipo come quello vanilla, ma non è quello vanilla, nel senso che magari è modificato. Perché in effetti finisce qui. Oltretutto non c'è spawnato nulla, quindi è un po' inutile. Ok, ragazzi, ho trovato un'altra struttura. E, oh mio Dio, che palle questi cosi qua. Oh, si è bruciato qualcosa di importante, ragazzi. Sembrava qualcosa di figo. Oltretutto questi cosi qui non capisco perché non li ho mai visti prima. E ora tipo ne stanno apparendo, ma veramente tanti. Secondo me c'è tipo il mistero misterioso. Ragazzi, io non ho pigiato nessun pulsante, non so perché l'abbia fatto, veramente, non sto scherzando, non ho pigiato veramente nulla. Comunque, vediamo cosa hanno droppato. Allora, ma queste forse ce l'avevo già da prima. Boh, penso di sì, penso veramente di sì. Comunque, allora, questa qui sembrerebbe quella vanilla, lo ripeto, ma mi sa che a questo punto sto dicendo molte cazzate. Comunque, vabbè, ragazzi, non ci costa nulla provare, quindi tentiamoci e speriamo in bene. Allora, un modo per entrare, sì, vabbè, si entra da qua in alto, non so perché non smetto di prendere fuoco. E mi sta veramente dando noia, perché... in teoria dovrebbe aver già smesso, però... Oh, ragazzi, ecco quello che ci serviva! Non ci credo, raga, ce l'ha dato? Non ce l'ha dato, dai, non può, ragazzi, non può essere così stronzo. Comunque sì, ragazzi, struttura vanilla. Intanto vorrei mettermi in mano
un altro stick, perché in caso dovessimo incontrare, ragazzi, un qualcosa di OP, comunque no, ragazzi, quello lì non era quello vanilla. Quello lì non era Wither Skeletor, cioè era uno scheletro, ok, però avete visto che era tipo super veloce. Quello non c'ha, i Wither Skeletor, praticamente hanno l'arco in mano, non hanno una spada. Quello lì mi sembra avesse una spada. Chissà se funziona contro questi, se li sciotta. No, ok, li cura, anzi, li cura. Cavolo, cos'è che mi tira? Con questo però, cavolo, quanto danno li faccio, ragazzi. Ok. E vabbè, ma vaffanculo. Schifoso. Questo è OP, ragazzi. Ah, vabbè, l'ho ucciso. L'ho ucciso male. Spacchiamo tutto, ragazzi. Tanto lo spawner non ci serve. Cavolo, quanti livelli che stiamo facendo. Abbiamo fatto, allora, una Blaze Road e un'altra sacchina. Quindi siamo in tutto a due sacchini. E boh, a casa, quindi, se ne troviamo un altro, potremo vedere veramente se quella cosa lì funziona. Se, appunto, aprirli e... rimetterci, non rimetterci la roba dentro, cosa sto a dire. E poi dopo averli... Oddio, ma ne ho visto un altro. Sì, ragazzi, quello lì, però la spada in mano. Raga, ma a me serve la vita. Ok, questo qui cura 10 cuori, quindi ci serve in effetti. Ora, vorrei magari shottare brutalmente questo qua. Mio Dio, ok, ce l'ho fatta. Un po' di esperienza, sì. No, dai, vabbè. Però, raga, sono veramente tanti, sono veramente tanti. Meno male che ho l'arco P, che non shotta questo qui, però sicuramente fa molto danno. No, cavolo, cavolo, non ti puoi avvicinare così. Ce l'ha dato? Sì, ragazzi, ce l'ha dato. Ce l'ha dato, non ci credo. Incredibile. Qua c'è un'altra, una bacchettina. Perfetto, cioè non una bacchettina, una looting bag. Spacchiamo questo, ragazzi. Non so quanti ce ne possono servire, quindi nel dubbio. Ah. What the fuck, ragazzi, cosa ci hanno dato? Cosa ci hanno dato? Questo qui è veramente un episodio produttivo, cavolo. Non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Cioè, sapevo che comunque avremmo forse, cioè ci speravo in verità, non è che lo sapevo. Speravo trovassimo qualcosa di interessante in questo episodio qui, ma veramente ci sta andando di lusso proprio. Quindi, allora, saltino, ok. E vediamo, ragazzi, qua cosa ci potrebbe essere. Allora, ma sinceramente potremmo anche tornare a casa così, ragazzi. Io sono veramente molto soddisfatto. Facciamo chiaro questi stronzi qua e poi si torna a casa. Intanto quello là è incantatissimo e quindi potrebbe spaccarmi il culo. Probabilmente mi daranno fuoco. No, vabbè, raga, perché ogni tanto frizza, non lo so, ma in effetti il modpack è abbastanza pesante. Questo però è incantato, ok? No, ok. Perfetto, perfetto. La recuperiamo un po' qua, qualcosa sarà sicuramente caduto di sotto, ragazzi, ma a noi non ci interessa. Allora, il portale è qua, però, ok, eccolo qua, il portalo, anzi. Ragazzi, scusate, mi sono andato, mi confondo, ma questo qua appunto non è un portale, ma è il portalo, che è differente. Allora andiamo un attimo a casa e guardiamo appunto cosa... Oh, ci stavo ritornando, non ci voglio andare, ragazzi, preferirei evitare, anche se effettivamente ora riusciamo a tenere testa. Perché vi ricordo che l'unica cosa che è riuscita a ucciderci in questo episodio è stato il buon vecchio metano, che appunto si è ucciso da solo col danno alla caduta e il TP lezzissimo. Allora, ragazzi, se non vi dispiace, io le looting bag però preferirei aprirle magari il prossimo episodio. Intanto mettiamo in alto quelle che dobbiamo ancora aprire, perché queste qua vi ricordo che le abbiamo già aperte. E ragazzi, finalmente abbiamo il Necrotic Bone. E dovevamo prendere allora questo, poi questo e questo, se non sbaglio, era così. Poi questo qua si leva, si butta qui e vediamo come effettivamente si faceva, perché ragazzi, io ho i miei dubbi. Allora, ok, ragazzi, tutti i pezzi combaciano, tutti al loro posto. E finalmente possiamo prenderlo, ragazzi, l'abbiamo preso. Non mi ricordo come si usa. Se non sbaglio si doveva mettere qua, ragazzi. Vediamo, vediamo. Se, allora, in teoria, e ripeto in teoria, ci dovrebbe dare dei cuori extra. Ragazzi, si stanno caricando dei cuori extra. Guardate, ragazzi, ragazzi, guardate la barra sotto della vita. Però non so, forse ce n'è dato soltanto uno. Non so ora quanti ce ne dovrebbe dare, perché a dire il vero la mod non me la ricordo bene. Ma comunque, se non sbaglio, c'era un modo pure di potenziare questo robo qua. Eccolo qui, ragazzi. Perché praticamente questo qui, come potete vedere, prima avevamo due cuori extra. Questo qui ci dà un cuore, un altro cuore extra. E in teoria potenziandolo con una Golden Apple e un cuore giallo che dovremmo avere. A parte che le potremmo anche craftare. Allora, la Golden Apple, se non sbaglio, sta qua. Esatto. E un cuore giallo, il cuore giallo, se non sbaglio, non si può craftare, ma dovremmo averlo da qualche parte. Allora, sì, ragazzi, c'ho un casino. Eccolo qui, eccolo qui. Quindi, ragazzi, vediamo se effettivamente riusciamo a fare qualcosa. Allora, mettiamo questo qui, questo qua e questo qua. E poi guardo ora se effettivamente fa qualcosa di buono oppure fa semplicemente le lezzate. Ah, si mette qua. E poi, scusate, ma com'è che funziona poi? Ah no, questo qui è il massimo. Comunque, ragazzi, vedo che non mi sta caricando i cuori extra, quindi vi informo un attimo e guardo perché effettivamente sta succedendo questa lezzata.
Allora ragazzi, è successa una cosa stranissima. Io mi sono andato a informare riguardo ai cuori e praticamente, intanto un rumore stranissimo ho sentito, non so se l'avete sentito pure voi. Comunque, mi sono andato a informare e ho visto che la gente appena si metteva questo coso qui addosso, praticamente subito lì si rigeneravano i cuori. Ma intanto erano arancioni come quelli che avevamo prima e non gialli. E poi vi spiego cosa è successo. Praticamente è crashato tutto brutalmente e ora guardate, anche se mi levo questo, rimangono. Ok, c'è scritto che guardate, ce li dava permanentemente, dice. Però, se ce l'ho, quindi, boh, ragazzi, io sinceramente non so cosa sia. Magari se prendo danno poi me li leva. Comunque, non so effettivamente se sono, boh. Magari poi nel prossimo episodio, ragazzi, li proveremo contro qualche mob per vedere effettivamente se siamo OP o no. Comunque, ragazzi, spero che questo episodio, stranamente più produttivo del solito, vi sia piaciuto. Ovviamente i livelli, tipo, splafoniamo sempre di più, ragazzi. A quanto pare siamo destinati ad averne, tipo, un bordello. Io mi immagino uccidere, tipo, l'Ender Dragon, che ci dà, tipo, chissà quanti livelli, forse 100 anche, non saprei 70. E poi, tipo, ogni volta che si crepa, riaverli. Cioè, quello lì, tipo, il peggio bug assurdo. Comunque, ragazzi, spero che questa serie buggatissima vi piace. Ed è, ciao a tutti.